questa processione insieme, cattolici, greco-cattolici e ortodossi, insieme con la Vergine Maria, con l'Ucraina nel cuore. Sì, senz'altro. Noi siamo tutti figli di Dio e anche figli di Maria. Per forza dobbiamo camminare insieme per la pace, per l'amore, per la bontà, per la misericordia. Se camminiamo per questo cammino siamo sempre uniti e non ci sarà mai guerra. Allora questo ci ha portato Gesù Cristo e la Maria ha vissuto nella sua vita sempre facendo la volontà dello Spirito Santo che ci ha condotta fino alla morte, alla sua ascensione al cielo anche lei. Lei ieri ha celebrato la Divina Liturgia davanti alla Madonna di San Luca e oggi ha vissuto tutta intera questa processione con il popolo bolognese. Sì, ho vissuto con il popolo bolognese e sempre sotto lo sguardo della Madonna, cioè guarda con gli occhi diretti. Allora c'era possibile un dialogo, ma un dialogo senza parole, un dialogo solo con gli sguardi. E questo è molto importante, mantenersi in silenzio per lasciare che lo sguardo di Maria penetri nel cuore e anche possa accalentare il nostro cuore. La preghiera serve per costruire la pace? Sempre, sempre. La preghiera ci porta alla pace. Senza preghiera non c'è pace. Allora, principalmente pace per noi, per la sua propria persona. E poi, da noi, la pace si espande anche alle altre.